17 luglio, Sant'Alessio, un ragazzo della Roma del V secolo d.C., figlio di una famiglia ricchissima, che un giorno scappa di casa e si mette a fare il mendicante asceta in giro per il mondo. Dopo una serie di peripezie torna a Roma, bussa alla porta di casa, ma è talmente malridotto: papà, sono tornato! Che il padre non lo riconosce. E Alessio rimarrà 17 anni il resto della sua vita a mendicare davanti al portone del palazzo della sua famiglia. E uno dice: com'è possibile che un padre non riconosca suo figlio? Cavolo, è tuo figlio, ti somiglia. Ciao papà. Ma invece è proprio quello che succede a ogni padre. Un giorno tuo figlio torna a casa e tu non lo riconosci, perché ti dice qualcosa che hai imparato fuori. Qualcosa che non gli hai insegnato tu. Padre, ha bisogno di una bottiglietta da mezzo litro. Per farne cosa, figliolo? La bottle flip. Che hai detto? Bottle flip. Bottle flip. Bottle flip. No! E non lo riconosci, dici: io gli ho insegnato la musica classica, l'arte, Dostoevsky, Shakespeare, il dominio delle proprie passioni, il rispetto delle altre culture. Tuo figlio non può essere questo. Sì! E invece è proprio tuo figlio, che semplicemente sta diventando se stesso. E più diventi te stesso, meno ti preoccupi del riconoscimento degli altri. E i santi diventano talmente se stessi da rendersi irriconoscibile.